eccolo là. Guarda, guarda, guarda. Ci troviamo nella tenuta presidenziale di Castelporziano, dove stiamo conducendo una sperimentazione con dei droni che montano videocamere ad alta risoluzione e termocamere, che normalmente vengono utilizzate per il monitoraggio dell'avifauna, ma che in questo caso stiamo sperimentando per valutarne l'utilizzabilità per individuare piccoli mammiferi. Nello specifico stiamo cercando piccoli di capriolo che hanno le dimensioni di circa un chilo e mezzo e vengono nascosti dalle madri nelle zone di incolto e cespugliato, dove sono estremamente difficili da individuare a vista, quindi con le normali videocamere, ma l'utilizzo combinato di droni che montano videocamere e termocamere permette invece di poter discriminare il calore emesso da questi animali all'interno di una vegetazione fitta ma non troppo fitta, e questo ne permette l'identificazione dall'alto. So 10 metri, andiamo intorno ai 15-20 metri. Non è caldissimo. No, non è un capriolo, è una volpe. Noi stiamo provando a verificare la funzionalità, il momento della giornata in cui è più opportuno effettuare questi monitoraggi e queste ricerche. La situazione migliore è sicuramente quella in cui il contrasto di temperatura è più forte, quindi l'ambiente e il terreno deve essere freddo in modo da poter individuare subito un oggetto caldo, un oggetto vivente. Il momento migliore, abbiamo capito, è il momento subito successivo all'alba, oppure un momento comunque caratterizzato da un tempo molto nuvoloso in cui il sole non abbia scaldato il terreno e gli oggetti circostanti. La sera è sicuramente un ambiente fresco, ma ci sono ancora molti oggetti che sono rimasti scaldati dal sole durante la giornata, come anche dei sassi, dei tronchi, eccetera, e quindi si creano molti falsi positivi. Tenendo il drone ad una certa altezza, gli animali non sembrano eccessivamente disturbati. Il rumore viene inteso un po' come forse uno sciame d'api. Stiamo cercando di appunto confrontare il livello, la capacità di discriminazione degli strumenti che abbiamo a disposizione attraverso sia un drone con termocamera e videocamera dell'ISPRA e un drone con la stessa strumentazione ma con una tecnologia differente messa a disposizione dal Segretariato Generale per la Presidenza della Repubblica.